tanto lunga, tanto piccolo il piatto, ma soprattutto tanto gialla, questa nuova Wilson Ultra 95 Kei Nishikori. Ciao ragazzi e bentornati a un nuovo video qui sul canale. Oggi siamo in compagnia di una grande racchetta in tutti i sensi, perché è bella lunga. Lei è la nuova Wilson Ultra 95 Minions, però è firmata Kei Nishikori, ovvero la racchetta del campione giapponese, ma che è un telaio che in realtà nasce da molto lontano. Infatti lei è stata nelle mani di Justin Henin, quindi un telaio che, diciamo, tra i pro con questo fusto ha avuto molto successo, ma soprattutto nelle sue versioni precedenti. Al tempo si chiamava Ultra Tour 95 o semplicemente Tour 95, era un po' più leggera, 289 grammi, quindi un attimo più giocabile. Adesso lei è diventato un bel mattoncino e per quanto subito siano le scritte Minions, è assolutamente una racchetta seria da giocatore forte. Prima di parlare però di questa signorina, vi faccio notare che addosso ho il nuovo completo Quiet Please, marchio che avete già visto in questo canale, soprattutto per la parte tessile in cotone, ma proprio pochi giorni fa è arrivata la nuova linea di capi tecnici per il gioco e io indosso chiaramente la versione dedicata a Wimbledon, totalmente bianca. Devo dire che, come era bella la parte in cotone, anche questa parte, diciamo, in tessuto tecnico è assolutamente notevole, con prezzi comunque piuttosto accessibili e ovviamente con i soliti sconti disponibili su tennispoint.it con i miei voucher. Veste davvero bene, e se veste bene a me che sono brutto come la morte, immaginate quanto possa vestire bene a voi che siete sicuramente più belli di me. Faccio vedere il logo, ecco qua, bellissimo, finiture notevoli e tra l'altro maglia assolutamente stretch. Tornando a lei, parliamo di una racchetta che è 69,2 cm, ovvero 27 pollici e un quarto, quindi racchetta più lunga, non esattamente una XL, però comunque più lunga, e questa sua maggiore lunghezza comunque nel gioco vedremo più avanti come si comporta. Piatto 95, ma è un 95 che sappiamo che, laddove sono presenti i PVS, è molto parente ad un 98. Schema corde 16-20, rigidità di 68 punti, peso di 310 grammi e bilanciamento di 32,5 cm, che ovviamente, contando, diciamo, la maggiore lunghezza, va ovviamente scalato un po' all'indietro. Udite udite, qui l'inerzia è di 340 punti circa, siamo tra i 339 e i 342 a seconda della corda montata. In questo caso abbiamo le Tennis Point Premium Pro, che sono un mono, diciamo, da controllo, che devo dire con questo telaio si sposano veramente molto bene. Il profilo è un flat, ricorda molto le 6195, ma comunque chi conosce Tour 95 di Wilson sa benissimo di che telaio stiamo parlando. Vi avvicino per farvi vedere la forma del piatto, è comunque tendenzialmente oblungo, una racchetta che ha sicuramente un approccio piuttosto agonistico al gioco, mettiamola così, per quanto non difficilissima, perché comunque questo piatto, per quanto lungo, non è strettissimo, ma comunque bisogna addomesticarla, è una racchetta seria. E prima di scoprire come va, al solito ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e lasciate un grande like a questo video, perché è il modo in cui potete aiutarmi a far crescere questa community. E vi ringrazio perché abbiamo appena superato i 6.000 iscritti al canale, che è un numero niente male considerando che di fatto ho ripreso a fare video solamente da agosto dello scorso anno, quindi praticamente in meno di un anno già abbiamo raggiunto i 6.000 iscritti. E quindi forza ragazzi, invitate gli amici, supportatemi con i vostri like e io vi porterò sempre migliori e maggiori contenuti su questo canale, vi farò sempre più contenti, ve lo prometto. E allora, come va in campo lei? Perché va detto che è un combinato di una serie di caratteristiche veramente interessanti. Spesso utilizzo questa parola interessanti nelle mie recensioni, è vero, è un intercalare che devo un pochettino modificare, ma lei è particolarmente interessante e ve lo dico anche se questa non è esattamente la racchetta dei miei sogni, perché io non ho un grandissimo feeling con le racchette un poco più lunghe, soffro sempre un pochettino avendo io gli arti lunghi, e questo può valere anche per voi. Ricordatevi che avendo gli arti lunghi la racchetta più lunga diventa un po' più difficile da gestire, per di più si aggiunge un'inerzia elevata, un bilanciamento avanzato, un piatto comunque contenuto, e quindi non è esattamente una Blade 104 per intenderci, che bene o male riesci sempre a strapazzare per come vuoi. Lei è una racchetta alla quale bisogna comunque dare del lei certe volte, e non del tuo, appunto, come può capitare con una XL come Blade 104, che è decisamente più facile di lei. Non accomunate il fatto che lei sia comunque una XL con la facilità di altre XL più leggere. Lei è
310 grammi, lei ha un bilanciamento di 32,5, lei ha un'inerzia alta. Sono tutti caratteri che fanno capire, da un lato, che bisogna comunque avere braccio, bisogna rispettarla con la tecnica, bisogna condurla con la tecnica, perché è una racchetta che vuole essere condotta con decisione e senza particolari strappi. Infatti, quando viene condotta con fluidità, lei fa tutto, è potentissima, ha tanto controllo, ha un discreto feeling e la palla pesa veramente tanto, pesa in modo tale che nello scambio lei si fa sempre tanto valere. È un concentrato di spinta ed è una spinta gratuita nel momento in cui si lascia scorrere il telaio, perché la leva è tanta, il bilanciamento è avanzato, la massa c'è ed è molto molto stabile. Una racchetta che fa dello scambio veloce, pesante e soprattutto per appoggiarsi sui colpi avversari restituendo tanta forza, il suo punto principale. E funziona veramente così, cioè il gioco di Kei Nishikori è paradossalmente proprio quello che serve per portare avanti questo telaio. Quindi magari qualcuno che ha delle leve un po' più corte ma che vuole sfruttare il telaio in solidità nello scambio troverà in lei una grandissima alleata, perché spinge come una furia praticamente su ogni palla. Per questo motivo bisogna saperla controllare un po'. Chi ama strappare il telaio, chi ama strapazzare il telaio un po' come me, come potete vedere nei video che qualche volta diciamo tendo a strappare con il dritto, non troverà in lei una grandissima alleata, ma dovrà comunque contenere un attimo lo swing e portarlo in maniera molto educata all'impatto. Usata così fa paura, perché la sua spinta è assolutamente rilevante, è assolutamente di alto livello ed è assolutamente brutale. Quando invece la vuoi strapazzare e non la rispetti, lei, diciamo come tutti i cavalli di razza, tende a buttarti giù dalla sella e quindi qualche volta ti resta indietro per la maggiore lunghezza, qualche volta invece non hai il tempo di controllarla come vorresti fare nel piccolo spazio. Ma in generale, ripeto, portata con allegria e con rispetto delle sue caratteristiche tecniche, è una racchetta che davvero fa i buchi per terra in mezzo al campo. Molto 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 potente, piuttosto pesante in mano, con un bel colpo piatto, perché il colpo piatto è vero che è molto irruento, quindi la spinta è tantissima, però comunque lei con le 20 corde orizzontali riesce a tenere a bada la palla in maniera veramente molto pulita, ecco. Devo dire che anche sullo spin non si comporta niente male, perché il top spin è bello carico e anche qui ci vuole un top comunque portato con pulizia del colpo, perché il colpo più strappato con questo telaio qui o hai un braccio veramente fortissimo e veloce o altrimenti non ti permette di adoperarlo. Ma già uno spin moderato si traduce invece in una palla carica. In sostanza lei è un moltiplicatore di effetti, quindi non bisogna strafare, lei fa tantissimo lavoro e per chi cerca una racchetta solida che amplifichi la potenza, lo spin e che dia anche un buon controllo, è indubbiamente una racchetta da tenere in considerazione, perché è un po' unica sul mercato con questo piatto. Potremmo trovare una avversaria nella Vigor 95, ma la consiglio la Vigor 95 magari a chi ha leve più lunghe come le mie e ama strapazzare il telaio e vuole metterci il braccio. Lei invece è una soluzione per chi invece vuole che il telaio aiuti molto di più, sapendo che comunque lei pesa di più. E quindi dal fondo una bella furia, devo dire che spinge tanto, fa stare con una palla molto pesante, ma ti tiene sull'attenti, perché sai che non devi uscire dai binari. Questo è forse il suo principale limite dal fondo e comunque in generale. Marcos, senti, ti chiamo tra poco che sto girando una recensione. Ti chiamo tra poco, scusami, ho visto la telefonata tua ieri, mi sono ricordato adesso che mi hai chiamato un'altra volta. Ti chiamo tra poco io, non ti preoccupare, ciao ciao. E se il top è comunque bello carico, c'è anche un back che devo dire che è molto violento. Infatti sul back ho avuto, nonostante le tante ore di gioco che comunque ho avuto con questo telaio, un po' da fare, perché io amo per esempio un back più lavorato, mi piace comunque variarlo molto, lei ha un back particolarmente irruento, per cui bisogna trattenerlo un po' e bisogna lavorarlo, e lei comunque funziona bene. Io preferisco racchette più veloci sul back, quindi che mi consentano un ingresso sulla palla un po' più cattivo. Lei con queste proporzioni, lo ricordo, con le mie arti lunghi non ci va d'accordissimo, per cui ho dovuto comunque trovare la quadra su una dinamica che comunque era un po' più lenta rispetto a quella che io preferisco, ma adoperata sempre nel rispetto delle sue proporzioni, diciamo che la palla cammina sempre anche sul back ed ha anche un buon side spin, quindi qualche tocchettino, qualche giochettino più particolare, devo dire niente male. Quello che mi piace del back è che è molto gratuito, quindi anche con poco e con un tocco morbido la palla si avvia dall'altra parte in maniera sostanziosa, quindi notevole il back,
particolare, ma interessante, interessante per davvero. Verso la rete, diciamo, qualche problemino c'è. È una racchetta lunga, è una racchetta pesante, è una racchetta che non ha un feeling particolarmente spiccato. Sicuramente somiglia alla 6-1, non ha il feeling della 6-1, è un pochettino più secca dal punto di vista dell'impatto e quindi bisognerebbe andare più verso il colpo deciso di chiusura senza mettersi a fare troppi tocchettini, perché qualche volta la sua lunghezza ti tradisce e soprattutto ti tradisce il fatto che magari pensi di fare una palla corta e invece lei te la sparacchia un poco più avanti. Non è poco precisa, devo dire, sulla rete, ma è sempre un po' irruenta per come fa uscire la palla, cioè si prende sempre un po' di spazio. Magari con un poco di pratica si prendono anche le misure sulle distanze sulla rete, ma comunque bisogna ricordarsi che non è esattamente una racchetta che muovi facilmente per coprirti magari il corpo su una palla che ti sta arrivando o magari su una parata istintiva, ecco. Ha la sua massa e sulla rete si fa sentire nel bene e nel male. Infatti lo smash qui è, devo dire, una bella fucilata, già a 3/4 di potenza. Andando al servizio troviamo un comportamento molto simile a quello del fondocampo, perché abbiamo un colpo piatto che viaggia molto bene ma soprattutto facilmente. Bisogna ricercare l'esecuzione fluida, lei fa tutto il resto. Io personalmente, come detto prima, amo qualche esecuzione più strappata, più veloce, con un molinello magari un po' più violento. Lei vuole un movimento fluido, col movimento fluido fa tutto e lo fa bene, che sia il colpo piatto, che spara veramente forte ed è piuttosto preciso, anzi è preciso, diciamo, nella direzione, ma tende comunque a portartela un poco più avanti, quindi va un attimo un filo contenuto al servizio, ma comunque, ripeto, a 3/4 di velocità già ti spara la palla in maniera consistente, quindi ti amplifica quello che metti nel telaio, e bisogna ricordarsi sempre questo aspetto da tutte le parti del campo, così anche al servizio. Bellissimo, devo dire, lo slice di questo telaio gira molto molto bene, sempre nell'ottica in cui non bisogna strafare, ma lei mette tanta amplificazione di potenza e di spin, per cui gesto fluido, lei la palla te la porta via così in maniera molto naturale. Stesso vale per quanto riguarda il kick, dove devo dire che è faticosa, perché le sue proporzioni sono ampie e il kick più strappato è difficile da fare. Qualche volta la racchetta ti resta un attimo indietro quando stai provando a salire veloce sul kick, ma ripeto, è comunque un telaio con il quale, anche entrando in maniera più delicata, c'è un'amplificazione dello spin e della potenza, per cui gioca bene tutti i colpi anche al servizio, portandola per come deve essere portata e usandola per come deve essere usata. E allora perché comprarla e perché no? Beh, io direi che questa bestione la comprerei se avessi un gioco fluido e lineare alla ricerca di un telaio solido, massiccio, molto potente, che amplifichi la mia di potenza e che mi dia lo spin quando mi serve, senza dover strafare. C'è un telaio molto gratuito, non tanto per come viene adoperato, perché comunque lei è pesantuccia, ma gratuito nel modo di far uscire colpi, ma anzi un moltiplicatore di colpi, per chi cerca un qualcosa che vada ad amplificare la potenza, lo spin, con un buon controllo ed ha un po' di braccio allenato per mantenere questi pesi, devo dire che lei diventa tanto gratuita e relativamente facile. Non la comprerei se fossi un giocatore esattamente come me, colpi un po' più strappati, che vuole il controllo al 100% sul telaio, quindi io preferisco ad esempio un telaio che si possa gestire al 100% di braccio, un po' più scarico di inerzia e di peso, in modo che possa entrare sempre veloce sulla palla per come desidero, così al servizio e così al fondo. Chi vuole il telaio così non è su lei che deve andare, perché lei è un telaio da rispettare nella sua dinamica. Non la comprerei se fossi un neofita e soprattutto non vi fate ingannare dal fatto che qui sopra c'è scritto Minions, perché questa scritta Minions non deve far pensare assolutamente che si tratti di un telaio da neofita o da medio gamma o altro. È un alto di gamma, è una racchetta serissima ed è una delle racchette Wilson più serie attualmente nella gamma, per cui occhio. Tra l'altro qui non ve l'ho fatto vedere, ma c'è anche l'autografo di Kei Nishikori all'interno dello stelo, e non solo, c'è anche la serigrafia di Kei Nishikori, diciamo minionizzata, mettiamola così. Purtroppo l'ho coperta un pochettino con il grip, ma comunque è davvero molto bella. Abbiamo detto tutto, ragazzi, di questa racchetta, anche che è tanto gialla, e a me questo giallo piace, perché tra tutte le versioni Minions che Wilson ha tirato fuori, lei è indubbiamente la più sobria. Di fatto è quasi completamente gialla, con 4 facce di Minions, anzi 6 facce di Minions sul piatto, e quindi anche un adulto non è troppo
troppo disturbato da questa presenza. Bene ragazzi, vi ricordo che Ultra 95 Minions la trovate da tennispoint.it, presso il quale potete sfruttare i miei due voucher, sia quello dal 5% sia quello da 20 euro valido entro settembre, per cui se lo volete muovetevi e me lo potete richiedere tramite messaggio privato su Instagram e vi risponderò quanto prima dandovi questo codice. Al solito, iscrivetevi a questo canale, attivate la campanella delle notifiche e lasciate un grande like a questo video, supportatemi, facciamo crescere questo canale, siamo arrivati a 6.000, mi raccomando, voglio arrivare a 10.000 entro l'anno e so che con il vostro supporto ce la posso fare. Grazie sempre ragazzi, ci vediamo al prossimo video.